Possiamo parlare di storia inventata per quanto riguarda Manuel Bortuzzo e dall'altro lato Angelica Benevieri? Allora, da alcuni giorni non si parla d'altro. La nuova relazione dell'ex Geffino fa molto scalpore. E allora pare infatti che dopo la storia con Lulu Selassie, il giovane triestino abbia in qualche modo ritrovato l'amore e lo abbia fatto con la TikToker ventenne Angelica Benevieri. Tutto nasce da una foto in cui i due si baciano. Alla domanda di un fan se fosse felice, l'influencer ha detto «Sì, sono felice, tanto». E allora da lì tutto il patatrac di pensieri fino ad arrivare appunto all'unione di loro due. Alcuni utenti criticano Manuel Bortuzzo perché poco tempo fa aveva annunciato che avrebbe mantenuto la massima discrezione sulla loro love story. «Dopo l'esperienza mediatica che ho avuto, non dirò nulla più della mia vita privata». In quel caso ci stava, è stato un amore nato in TV e mi è servito da lezione. Con una futura donna ci sarà molta più privacy. E invece, anche stavolta, se fosse vero, insomma, significa che non avrebbe mantenuto la promessa. Ecco, tutto qui. Ma ora c'è anche chi parla apertamente di storia inventata proprio a tavolino, cioè che si sono messi proprio d'accordo. E l'insinuazione è che la relazione sia costruita per poter aumentare i follower di Angelica Benevieri e allontanare il nome di Lulu Selassie da Manuel Bortuzzo, quindi con un doppio scopo, ecco. Ma intanto anche l'esperta di gossip Deianira Marzano si è espressa sulla faccenda, ha detto la sua. Un utente intanto le scrive e dice: «Guarda, lei mi fa una tenerezza infinita, sembra la classica ragazzina innamorata di un idolo che aspetta di crescere per mettersi con lui. Però questa storia fa acqua da tutte le parti. Lei è cugina di un amico fraterno che fa l'agente dei VIP. Si conoscono da anni perché lui va al ristorante di famiglia, inizia a seguirla su Instagram 2 settimane fa. Professa amore a lei quando 4 mesi fa stava cercando casa con un'altra. Bah, non capisco». A queste considerazioni Deianira invece ha risposto e ha detto: «Premessa, Manuel per me si può fidanzare anche con un'intera squadra di pallavolo. Detto ciò, ma voi veramente credete a questa storia?» Ah beh, mamma mia. Insomma, diciamo che neppure lei crede che la storia tra Manuel e Angelica sia autentica. Ma dove sarà la verità? E voi, soprattutto, cosa ne pensate? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Nel frattempo, se io scoprirò qualcosa, ve lo porterò prontamente sul canale, promesso.